Mi chiamo Fulvio Tapparo, abito in Val di Susa da circa 30 anni. Le mie generalità sono facilmente individuabili anche da questa maglietta con carta d'identità incorporata, che è stata una necessità dovuta alla situazione che stiamo vivendo noi del Movimento No TAV proprio qui in Val di Susa. Praticamente noi siamo identificati e costretti a farci identificare ad ogni piè sospinto e per ogni motivo, cioè in qualunque situazione ci troviamo, basta che noi siamo in un posto dove, secondo le forze dell'ordine, non dovremmo essere, e automaticamente ci viene richiesto di essere identificati e registrati, eccetera, eccetera. Ecco perché, per esempio, appunto questa mia maglietta, perché essendomi stufato di dover tirar fuori la carta d'identità ogni volta, ho fatto che stamparmela addosso e così ognuno la può leggere tranquillamente. Una delle iniziative che abbiamo avuto è stata quella di partecipare al forum contro le grandi opere inutili imposte a Bagnari Arsa, in Friuli, e abbiamo deciso di andarci in bicicletta. E ci siamo organizzati, organizzando le tappe in modo da poter incontrare tutte le realtà che trovavamo lungo la via, e siamo stati regolarmente seguiti e controllati dalle forze dell'ordine. Un esempio eclatante, secondo me, è stato quello di Cameri, dove a fronte di 15 persone in bicicletta avevamo, io credo a occhio e croce, dai 2 ai 300 tra militari, polizia, carabinieri. Un altro esempio molto eclatante è stato che ci hanno fermato tra Cavallino e Jesolo, dove principalmente c'ero solo io col furgone appoggio. I carabinieri mi hanno fermato chiedendomi documenti e tutto, che io ho regolarmente consegnato perché giustamente. Peccato che nello stesso momento sono arrivati i miei compagni in bicicletta, il che ha procurato l'arrivo di un altro mezzo dei carabinieri e successivamente, vista la richiesta di identificazione di tutti gli appartenenti al gruppo e le nostre giuste proteste, l'arrivo di un altro mezzo addirittura in sirena con i lampeggianti. Tralasciamo tutto il resto, arriviamo a Bagnari Arsa, dove durante l'organizzazione non avevano avuto sentore di sorveglianze particolari. Dal momento in che siamo arrivati noi, sono arrivati da una parte quattro mezzi blindati, dall'altra altri quattro mezzi blindati, tre macchine della Digos con sorveglianza continua dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Poi probabilmente pensavano che alla sera noi non facevamo attività terroristiche, cioè perché sparivano. Però il giorno dopo le 8 erano puntualmente di nuovo presenti. E addirittura con un microfono direzionale. Quindi questo è per dire quello che è il clima al quale siamo stati sottoposti noi, 15 pellegrini in bicicletta, di fronte a una macchina dello Stato che, insomma, è tutto detto.